Buongiorno, oggi vi spiego l'uso dei tre colori in acquerello della sminke. I colori anche in questo caso sono blu oltremare, giallo di cadmio limone e rosso magenta. Disponiamo il blu oltremare in questo punto, il giallo di cadmio in questo punto e il rosso magenta in questo punto. Se noi mescoliamo il blu oltremare, tenete presente che dovete sciogliere il colore a lato e non prendere le cucchiaiate di colore. Poi sciacquiamo il pennello, prendiamo il giallo limone, creiamo un verde molto scuro. Un verde bluastro, aggiungiamo del rosso magenta a poco fino ad ottenere il nero pittorico che si chiama bistro. Ecco, se è troppo violaceo si aggiunge un po' di giallo e il nostro nero è fatto. Questo nero si chiama bistro. Ci siamo? Con questi tre colori noi ne possiamo ottenere 999 e vi mostro come. Per esempio, si parte sempre dal blu oltremare, si aggiunge un po' di giallo e avremo un tipo di verde. Se noi a questo verde aggiungiamo più blu, il verde sarà più scuro. Se aggiungiamo del giallo, il verde sarà più brillante. Non chiaro, ma più brillante. Ancora più chiaro. Allora, quando il verde è molto chiaro, per contenerlo dovete aggiungere pochissimo rosso e così il verde cambia di struttura. Vedete che diventa più terroso, leggermente più terroso ed è molto molto meno brillante. Quindi quando degli alberi sono in piena luce voi aggiungete del giallo al blu, però cioè aggiungete del giallo al verde. Però dovete aggiungere anche un po' di rosso per spegnere la violenza del colore. Se al verde aggiungete ancora blu, potete fare il verde dei boschi in ombra, aggiungendo però sempre un pochino di rosso. Con i colori sminke possiamo provare a ottenere degli arancioni. Se si aggiunge a poco del rosso, noi otteniamo un arancione. Se aggiungiamo ancora rosso, avremo qualcosa che ricorda il rosso di cadmio chiaro. Se aggiungiamo ancora colore rosso, arriveremo sempre di più verso un rosso pieno, un rosso mela, diciamo, un rosso carminio.